Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Carmela Annare. Cioè, il mio vero nome è Carmella, però mi piace di più Annare. Quindi per esempio su Facebook sono Carmella Annare. Wow, già zaga da prima figura merda. Una notte il rio passò, ai Carmela, ai Carmela. Come avrete notato, io sono ragazza dell'est. Cioè, Napoli est. Abito a San Giovanni a Teduccio, in The Bronx. Ho deciso di mettermi a fare questi video perché ho visto che ci sono un sacco di ragazze che si stanno facendo i soldi davanti al computer e alla webcam. Un mese fa un signore si è avvicinato e mi ha detto: "Uè, io vuoi guadagnare un po' di soldi davanti alla webcam facendo la zocca?" Purtroppo quel signore è stato arrestato. Ma rientrando in casa ho pensato: i soldi mi servono, la webcam ce l'ho, ma devo solo imparare a fare la zocca. Ho inviato un po' di curriculum in giro per il web e da un mesetto sto lavorando per Live Jasmine. Cioè, in realtà per ora è solo uno stage non retribuito. Non mi fanno fare il lavoro vero perché è uno stage. Cioè, in pratica, per adesso faccio solo caffè. Mentre riempio la caffettiera, però dicono che se continuo a darmi da fare e faccio vedere che ho voglia di lavorare, allora presto potrò fare la carriera. Ciao, ho sentito che vuoi fare carriera. Vieni all'ufficio per scopare. Forse un giorno noi, ragazze dell'est, potremmo finalmente smetterla di sopravvivere svendendo il nostro corpo su internet. Presto riuscirò a realizzarmi, coronerò il sogno di ogni ragazza dell'est, di Napoli. Sposerò un uomo di Posillipo e mi farò mantenere. Che voi come me vorreste farvi mantenere, lasciate un commento qua sotto e vi risponderò al più presto. Ma solo se siete di Posillipo. Ci vediamo per il prossimo video oppure ci acchiappiamo a San Giovanni a Teduccio, in The Bronx. Ciao. Ma secondo te di dove sono? Non posso parlare con le russe. Ma non sono russa? No, neppure con le polacche. Ah, non sono polacca? Ah, neppure con le... Sono napoletano come te. La mia ragazza ha detto: "Non posso parlare con le altre ragazze, con nessuno devo parlare, ciao!"